pietra, metalli, stucchi, pitture murali, legno e molto altro. Al Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio di Villa Fabris Atiene l'arte è di casa. Studenti e artigiani di tutta Europa stanno frequentando i corsi di una scuola diventata ormai punto d'eccellenza nella formazione sulla conservazione del patrimonio architettonico. E da quest'anno vi è un'importante novità per la tutela e la valorizzazione dei beni artistici della nostra provincia. Gli studenti adotteranno e restaureranno alcuni manufatti artistici del territorio vicentino. Entra nel vivo l'attività formativa 2010 del Centro Europeo per i Mestieri del Patrimonio di Thiene. I laboratori di Villa Fabris, sede della Fondazione, sono in questo periodo un vero e proprio crocevia di artigiani, tecnici, restauratori, architetti, ingegneri che provengono da diversi paesi europei per frequentare i corsi trimestrali e i corsi intensivi settimanali di conservazione del patrimonio. Inizia il corso trimestrale di conservazione nei beni culturali. Abbiamo una serie di corsi sulla pietra, sul legno, sullo stucco e sui metalli che si occupano del restauro dal punto di vista dell'artigianato. E quindi abbiamo la possibilità di fare sperimentare su cantieri reali studenti della Fondazione Villa Fabris nel settore del restauro. La proposta formativa del centro è rivolta sia ad artigiani già operanti che a studenti e ha lo scopo di produrre addetti al mantenimento e alla salvaguardia del patrimonio storico. La scuola è sorta e continua a lavorare con un progetto che è rivolto sia all'artigiano ma anche a studenti che hanno fatto le scuole d'arti, che vanno alla ricerca di una specializzazione, agli architetti che già gestiscono il recupero e restauro dei palazzi di qualsiasi genere, di tipologia, dal ferro al legno al marmo, ai quadri, ai dipinti, e anche agli artigiani, appunto, che sono già preparati, che conoscono. La grande novità di quest'anno è la ricaduta positiva che potrà avere l'attività della scuola sulla conservazione dei beni della nostra provincia. Alcuni di essi, infatti, verranno adottati. Quest'anno la parte che si aggiunge sarà proprio la parte operativa di stage sul cantiere, seguita da restauratori professionisti, ma con sperimentazioni sul campo veri, a piede opera. Ci sarà sicuramente la fontana del municipio, la fontana di Bacco Arianna, che si trova davanti al municipio di Villa Fabris. Abbiamo un accordo per la Chiesa della Misericordia a Vicenza, sulle superfici decorate. Ci saranno gli stucchi di Palazzo Thiene che abbiamo in calco qui in Villa Fabris da restaurare. E ci saranno probabilmente degli piccoli interventi a Venezia. Un'iniziativa che accentua l'importanza di questa istituzione nel territorio di Thiene e non solo. In accordo con la scuola internazionale e anche con un bellissimo disegno che stiamo ipotizzando sempre con la fondazione, quello di far diventare Thiene una città, un cantiere aperto, cioè il recupero di tutta la parte storica, culturale, attraverso anche questa scuola. Ma questo allargarlo anche ad altri comuni, affinché la scuola possa agire veramente sul territorio. Alla presentazione dell'offerta formativa del centro, anche l'assessore alla formazione Elena Donazzan, in rappresentanza della Regione Veneto. È una scuola che è il Made in Italy, quel Made in Italy di cui parliamo tanto e alle volte non riusciamo a declinare. Qui c'è lavoro artigianale, quindi fatto dalla nostra gente, dal lavoro dell'uomo. Qui c'è il restauro e quindi i beni che nessuno può delocalizzare. Qui c'è la bellezza artistica che è uno degli elementi distintivi del Made in Italy e quindi qui ci sono posti di lavoro qualificati.